sono alternate in direzione nord-sud o est-ovest, no? Oggi come oggi la città va considerata come uno strumento che la gente vuole vivere. Criticare la città tutti quanti, perché non rimettete gli altri come era prima? La discussione è una discussione molto complicata perché tocca gli interessi delle persone. Sapere come cambieranno i sistemi di circolazione, come la città pensa di migliorare il sistema anche dei parcheggi che non si trovano mai e vi dicendo è interessante. Quindi io personalmente sono molto ma molto contrario ai sensi unici. Penso che facendo dei sensi unici nelle vie più strette penso che sia una cosa giusta. Allora, via Solferino, che è una strada particolarmente pericolosa, vi spiego anche il perché. E più volte capita che si evita l'incidente proprio per miracolo. Non si vede quello che viene da via Goito dalla parte dove c'è la farmacia che viene su, perché lì sale un pochino. E poi c'è quella siepe lì vicino che non si vede, perché anche se lei viene avanti, viene a metà strada prima di poter vedere. Quando arrivano da via Trento, le macchine di solito arrivano a una velocità decisa, arrivano così. Io abito qua e mi è già successo più volte che sul marciapiede le macchine ancora un po' mi investivano. Si può valutare di proibire il parcheggio se non ci sono le misure necessarie per garantire la sicurezza. Io volevo solo segnalare due cose rispetto a quello che voi avete evidenziato, ma una di carattere generale: è evidente che l'intervento sulla viabilità in questo quartiere è un intervento complicato perché abbiamo un tessuto viario che è in realtà è un tessuto di 50-60 anni fa, quando mediamente è stata realizzata questa porzione di città, con carichi di traffico che erano sicuramente diversi. E quindi questo qui di più della costa è un problema un po' di tutti, certo, di tutta la zona. Allora, quando, se è ovvio che io ho detto prima, possiamo sicuramente, dove si interviene, vediamo che l'effetto non è quello che noi ci auspichiamo, è negativo, si interviene e si ripristina come era prima. Io che abito in via Don Caustico, parto da qua, vado giù, devo prendere via Solferino, andare in via Santa Giovanni, perché sono il 46. Faccio 3 km per 200 metri. Non riesco a sapere. Secondo me via Rovereto va fatta al contrario. Noi vogliamo che ci sia questa, sia una circolazione dinamica che sia rispettosa anche dell'ambiente. Noi dobbiamo dare anche risposte anche a questi problemi. Il fatto di fare un senso unico vuol dire dare più possibilità di parcheggio e quindi lasciare dentro i passi carrai. E qui i passi carrai ce ne sono moltissimi. Questa è l'ultima tappa del giro che abbiamo fatto nella città per illustrare il piano generale del traffico urbano. Il piano generale del traffico urbano, qualcuno dice ma potevate stare a lasciare tutto com'era, diciamo, non c'era bisogno, che ci facevate diventare matti cambiando i sensi unici. Non è una volontà dell'amministrazione, ma è un obbligo che la legge ci impone. Infatti l'articolo 36 del nuovo codice statale impone l'obbligo ai comuni superiori a 30.000 abitanti di redigere, li obbliga a redigere questi piani generali del traffico. Eventualmente è stato studiato se la modifica di un senso, l'inserimento di una nuova strada o un altro tipo di modifica, le ripercussioni che aveva sul traffico, quindi dove venivano spostati i veicoli. È una congestione impossibile. Povera gente che viene, perché deve dare precedenza a noi, in Corso Torino, che vengono dalle gru, c'è da morire, signore. Però nessuno si preoccupa di questo macello che c'è la sera. Lo prendiamo in considerazione, i vecchi hanno preso appunti, quindi stia tranquillo. Vi ringrazio. Sicuramente. No, non ho detto che lo realizziamo, noi prendiamo in considerazione, se il codice lo consente lo facciamo. Ci conto, Quando si parla di barriere architettoniche in genere si pensa alle persone in carrozzina e non è vero, perché anche le signore che vanno a fare la spesa che portano il carrello poi mi chiedono a me che passo lì se gli do una mano a tirarlo su. Riservare un pezzo di quel giardino dove vanno solo quelli col cane a parcheggio delle macchine, su strada della Protta, tra Salerno della Ferrovia. Fino al numero 40 di via Rieti c'è una situazione di pericolo. Il pericolo prima o poi genera qualche problema alla salute delle persone. Noi qua siamo alcuni abitanti del condominio Paradiso. Noi 52 proprietari di box. Quando usciremo?
avremo la facoltà di uscire, di girare a sinistra perché diventa senso unico verso Corso Francia, possiamo andare diritto in quella vietta che non ha nome al momento? No, perché ci lamentiamo tanto del doppio senso, però comunque devo dire la verità. Un buon 70% degli abitanti via Podgora lo prende contromano. Sì. Nonostante le segnalazioni ai vigili, che non vediamo mai, un giorno o l'altro, prima o poi, qualche incidente ci sarà. Però la stragrande maggioranza la prende contromano, a tutt'oggi. Noi che 20 metri, per 20 metri non possiamo entrare nei nostri garage, dobbiamo fare il giro via Napoli, poi fare con via Vandalino e tornare indietro da via Podgora. Cioè, per noi è allucinante. Perché non avete tenuto presente che c'è un centro commerciale e gli abitanti che ci abitano? Sono 70-80 persone, 100 persone al giorno che ci devono passare e che hanno diritto e pagano le tasse. Ci sono tutto rotto perché ci sono sti camion che girano, che automaticamente creano veramente via Podgora ingovernabile. E poi c'è anche il problema di quelli che non rispettano il senso unico, che partono, escono e li vedi girare, tu gli fai i segni, ti fermi, quelli ti guardano in faccia e ti dicono ma che vuoi tu? Come anche i camion che ha detto lui, l'inverno, quando l'inverno arrivano alle 3 di notte e restano sul marciapiede anche con i motori accesi. Dove non abbiamo, cioè dove mancano le risorse, sicuramente noi dobbiamo inventarci qualcosa o andare a reperire delle risorse per poter intervenire su via Podgora. Ma io sono d'accordo a farla via Podgora e a farla anche bella, ma Argentina, io chiedo lumi al Padre Eterno, cioè i soldi come siamo messi oggi non ne abbiamo. Guardate, io credo che il senso di questo è l'ultimo incontro che abbiamo fatto in giro per la città, con l'obiettivo innanzitutto di presentare quelle che sono le modifiche del piano del traffico. Qui sono modifiche non particolarmente consistenti, ma io credo anche con l'idea di un'amministrazione che non ha un approccio feudale nel rapporto con i cittadini, cioè che un giorno i cittadini si svegliano e scoprono che sono cambiati i sensi unici, cioè sanno a chi dare la colpa o la responsabilità, ma non capiscono qual è stato il ragionamento. Allora, il piano generale del traffico rappresenta una visione di carattere strategico e poi invece ha una declinazione molto particolare che sono modifiche nella viabilità di quartiere che dal nostro punto di vista rispondono, è già stato detto, a esigenze di migliorare i flussi, garantire i parcheggi, da cui l'inserimento, non qui ma in buona parte della città, di un sistema di sensi unici che consente in strade piccole di salvaguardare i parcheggi e di consentire il flusso del traffico in condizioni adeguate. Ci hanno accompagnato in questo processo che ha come obiettivo quello di creare maggior sintonia tra le scelte che noi operiamo con le difficoltà che ci sono. Non veniamo qua a raccontare le sue difficoltà, ma veniamo anche a dirvi quello che pensiamo si possa fare. Un po' delle cose che voi avete chiesto, noi pensiamo e ci impegneremo, si possano fare. Grazie. Signor Sindaco, visto che